E buongiorno a tutti, buonasera, in base all'ora che ci state guardando, da Sali Sport, io sono Lorenzo, con me c'è Mirko. Ciao, ciao ragazzi, seconda stagione dopo mesi di inattività. E siamo qua con una novità, uno sport che abbiamo trattato tanto con i post, con le storie, se qualcuno di voi ci segue su Instagram, ma di cui non abbiamo mai realizzato un video analisi, di cui non abbiamo mai parlato apertamente, ma che io e Mirko abbiamo a cuore, e non solo noi, nel nostro network in realtà di Sali Sport, che è la pallavolo. Nello specifico andremo a parlare degli europei di pallavolo femminile, che sono l'ennesima gioia sportiva per noi italiani in questa estate 2021 ricchissima di successi, in quanto ce ne torniamo a casa con una medaglia d'oro. Mirko, cosa dici la Che tua grandi, subito. che grandi. Medaglia d'oro agli europei, insperata perché comunque arrivavamo dalle Olimpiadi dove non eravamo andati benissimo, fuori ai quarti di finale proprio contro la Serbia 3-0, quindi anche umiliante, perdendo anche il secondo set rimanendo a 14 punti, credo. Comunque gliel'abbiamo reso pan per focaccia al quarto set, questo è poco ma sicuro, della finale. E quindi sono contento per il riscatto delle ragazze perché sicuro meritavano di stare più in alto perché comunque ci sono anche degli elementi che sono anche presenti a Conegliano, che comunque è la squadra migliore per ora al mondo con più di 60 vittorie consecutive, pare Paola Egonu stessa, Miriam Silla, Monica Di Gennaro. E soprattutto mi è piaciuto Mazzanti perché è riuscito a cambiare in 2 settimane e anche in corso d'opera, perché appunto con l'infortunio di Sara Farr ha dovuto cambiare, è arrivata Alessia Mazzaro in veste di libero perché entrava appunto Bea Parrocchiale come schiacciatrice, ma lei in realtà è libero, Beatrice Parrocchiale. E quindi è riuscita a cambiare anche in corso d'opera perché ha portato sì nuovi elementi, Dodorico, Bonifacio, eccetera. E soprattutto ha cambiato ed è riuscita a farlo in maniera corretta. Perché comunque alle Olimpiadi aveva deciso di portare quattro centrali, togliendo quindi da questi convocati la Folie. E ha tolto una schiacciatrice opposta, la Indre Sorokaite. Quindi ha fatto dei cambi che non ci aspettavamo, ma che alla fine sono risultati corretti. Sono d'accordo con te, mi sento di fare complimentissimi sia alle ragazze che a Mazzanti, perché dopo le critiche, anche giuste, post-Olimpiadi, non era facile riprendersi da una prova di forza del genere. Come abbiamo scritto nella nostra storia su Sali Sport, percorso lineare, nessuna sconfitta, pochissimi momenti in cui abbiamo visto un'Italia in difficoltà, e una grande crescita personale da parte di diverse atlete. Penso ad Alessia Orro, che è passata quasi a prima palleggiatrice, insomma, molto bello, molto utile, se si è visto negli europei il fatto di poter alternare 50-50 Orro e Malinov. Penso ai nostri centrali, che a mio avviso hanno fatto una roba. Chirichelle danesi hanno fatto un europeo clamoroso, un muro veramente impenetrabile questa volta, quello italiano. Paola Egonu stessa, che sicuramente ha fatto vedere una pasta diversa da quella delle Olimpiadi, si è comportata più da Paola Egonu, insomma, una prova di forza veramente di alto, alto, alto livello da parte delle nostre ragazze. E bravo Mazzanti, che ha messo a tacere le critiche dovendo ritrovarsi in corsa, con anche, come hai detto tu giustamente, l'infortunio di Sara Farr, che è stato una grandissima spada di Damocle. Uno degli elementi più imprescindibili della squadra, e infatti è stato molto bello, a mio avviso, la premiazione, che ci arriverò più avanti, quando insieme a tutte le altre maglie hanno messo a fare Bosetti, che insomma hanno sofferto tutta l'estate senza poi poter essere lì nel momento della gioia, ma che erano idealmente con loro. Convocate anche, soprattutto Caterina Bosetti che alle Olimpiadi metto la mano sul fuoco si è dimostrata la migliore schiacciatrice italiana. Adesso la situazione è cambiata perché chi ha fatto un bellissimo europeo è Elena Pietrini e
Elena Pietrini veramente di primo livello e soprattutto ha una giovane età, quindi anche potenziale in crescita per lei. Quindi contento di vederla anche a questi piani, Elena Pietrini, e soprattutto abbiamo visto anche un cambio generazionale portando anche queste giovani schiacciatrici. Ma a questo punto, dopo questa introduzione personale, andrei con l'analisi, parlare insomma un po' abbastanza velocemente del percorso della nostra nazionale a questo Direi europeo. ai gironi pressoché perfetto, tranne per quella piccola virgola del set contro la Slovacchia, dove abbiamo Esatto. vinto comunque 3-1. Però primo posto, tutte vittorie, percorso lineare, 3-0 E anche da la Croazia, dire, di Davide girone Klim, Davide abbastanza Santarelli. comodo per l'Italia, nel senso che Sì. oggettivamente non c'era nessuno che potesse mettere i bastoni tra le ruote. Tolta la Croazia, che comunque ha fatto 12 punti su 15 disponibili, quindi solo contro l'Italia ha perso. Le altre erano un po', diciamo, definibili squadre materasso tutte quante, ecco, quindi diciamo, molto agevoli i gironi. Infatti Daniele Santarelli, CT della Croazia, e c'era sua moglie, nonché libero dell'Italia, a giocare nel campo opposto, quindi anche divertente vedere questa cosa. E soprattutto c'è stato anche il dispiacere di aver perso sotto i suoi occhi, proprio sotto la sua panchina, Sara Farr, quindi, che è un elemento comunque utile per Conegliano, e vedremo che cosa farà, appunto, come correrei ripari Santarelli, appunto, per il prossimo campionato e la prossima Champions League, perché hanno un titolo da tenere loro adesso. Quindi vedremo come si comporterà Santarelli. E comunque per l'Italia è percorso abbastanza lineare, ripeto, il set della Croazia, comunque arrivato anche con i vantaggi 27-25, quindi contentissimi, soprattutto anche della fase gironi. Terminata la fase dei gironi, passerei agli ottavi di finale, dove abbiamo incontrato Italia-Belgio. Abbiamo partita pressoché dominata, a parte quel secondo set finito comunque 23-25. Tutti gli altri, diciamo, erano 25-14, 25-17, 25-12. Molto, molto agevole la vittoria. E lì Il Belgio forse... non aveva, il Belgio non aveva la Airbus, quindi No, esatto. perdeva anche la sua figura maggiore comunque in questo momento, quindi Per chi per caso ci seguisse non una tra sapesse, le due. Airbus, atleta che gioca in Italia a Novara, diciamo, elemento, penso in realtà, primo elemento della nazionale belga in questo momento, quindi sicuramente ci ha dato una mano la sua assenza. A quel punto passiamo ai quarti di finale, però dove io mi sono, no, non è che non mi sono spaventato, però... Dove non mi aspettavo una prestazione del genere, perché, cioè, non mi aspettavo un 3-0 secco, lo dico subito, contro la Russia. Perché è Allora, stato un 3-0 così, al di là del 3-0 secco. bisogna, quando si parla della Russia bisogna sempre fare un passo indietro, perché la Russia, sia femminile che maschile, si è dimostrata comunque un'ottima squadra, più la maschile che la femminile. C'è da dire però che la Russia, quando l'abbiamo affrontata alle Olimpiadi, vincendo sempre 3-0, aveva anche la Gonciarova, quindi è un altro elemento in più. Mentre adesso in questi campionati europei, dove appunto c'era anche un CT italiano, Sergio Busato, non ha portato la Gonciarova, ma sono cresciuti tanti altri elementi all'interno della squadra. Penso a una 2004 Fedorovceva, che schiacciatrice pazzesca, pazzesca veramente, ed è solo 2004, quindi Fedorovceva, occhi, occhi su di lei. Comunque mi aspettavo un 3-0, io ti dico proprio di sì, perché cioè, anche l'abbiamo fatta alle Olimpiadi in maniera abbastanza tranquilla e c'era la Gonciarova. Senza la Gonciarova mi aspettavo ancora un 3-0, quindi 3-0 mi aspettavo e 3-0 è arrivato, però ripeto, dopo la Serbia è stata la prestazione migliore delle nostre ragazze. Questa più
più che dominata, un quarto, me lo ricordo, 25-8, quindi direi. E da lì devo dire ho iniziato a crederci, però, dopo un... non tanto per il risultato, ma per la solidità della prestazione. Sì, anche perché soprattutto erano in crescita alcuni elementi che ai gironi Ancora usciti tanto. non erano ancora usciti, penso a Miriam Silla, banalmente. Non che abbia fatto dei brutti gironi, con calma, è andata in crescita, ma parliamo di prestazioni che passano dal 6 al 7, Ma quindi come parliamo quasi comunque tutta la di... squadra alla fine, quasi Sì, praticamente ogni però alla elemento fine è andato in crescita, quindi... in crescita con l'exploit della finale contro la Serbia. Semifinale contro i Paesi Bassi, devo dire onestamente, la più facile da incontrare anche rispetto alle altre semifinaliste, perché comunque Serbia e Turchia hanno sempre dimostrato di poter far valere la propria forza, anche perché hanno degli elementi pazzeschi, penso anche io alla Turchia con Karakurt. Quindi abbiamo incontrato la peggior semifinalista da incontrare, ma non perché qualitativamente, dico, non diciamo mentalmente. Quindi 3-1 contro l'Olanda e andiamo in finale. Quindi tanta roba, veramente tanta roba questo 3-1 in semifinale. È una finale che finalmente ci toglie un po' la maledizione della Serbia, che ci ha dato tanti dispiaceri negli ultimi anni. E finale, devo dire, da chapeau praticamente, perché dopo un primo quarto perso, un primo set perso, La fine è un quarto, sì. perché 4-7 abbiamo fatto. Quindi... Perso 26-24, quindi comunque al pelo, ingraniamo benissimo. E se il secondo è ancora combattuto, il terzo e il quarto set sono stradominati. Cioè, il quarto set, ragazzi, pensare di battere 25-11 la Serbia di Tiana Boskovic, wow, wow. 215 punti Tiana Boskovic in questo europeo, 215 punti, di cui 39 in semifinale contro la Turchia. E si Tiana Boskovic. conferma come insieme nella lotta con Paolo Egonu per l'opposto probabilmente migliore al mondo, Tiana Boskovic, atleta Nel assurda. sestetto, cioè, il paradosso è che nel sestetto fatto dalla CEV per... Diciamo gli MVP, ecco. Allora, MVP del torneo Paolo Egonu, ma miglior opposto Tiana Boskovic. Quindi è anche qua un po' un paradosso, però alla fine quello che importa è che abbiamo vinto noi. 3-1 contro la Serbia, tra l'altro con i 20.000 e passa spettatori che sono stati il maggior numero di spettatori per una partita di femminile, quindi anche in casa loro, alla Stark Arena di Numeri Belgrado. impressionanti, 20.565 spettatori per una partita di pallavolo è qualcosa di assurdo, veramente La assurdo. finale terzo posto 3.600, quindi Poi a parliamo Belgrado, di quasi 7 volte di più. quest'anno a noi italiani piace vincere a casa degli altri. Vabbè, Allora, devo spiace per i dire, serbi, ma si gode un po'. a me non spiace proprio per Grazie. niente, però vabbè, scusate, non spiace per niente. Allora, primo set, devo dire bene. Allora, l'abbiamo perso, ma è andato bene, perché comunque le abbiamo portate all'oltranza, 27-25, e da lì siamo crollati un po' tutti quanti, perché... Se vuoi giocare bene con la Serbia, devi vincere subito il primo. L'ha fatto la Turchia, l'ha fatto la Francia e loro dopo hanno perso. Loro hanno vinto il primo set e noi ci siamo date man forte, ci siamo svegliati e poi chiudiamo invece il secondo set vincendo 25-22 con il grandissimo muro di Anna Danesi. Veramente spettacolare anche lei nel sestetto del CEV. C'erano Paola Egonu, Miriam Stilla, Elena Pietrini, Anna Danesi e Monica De Gennaro. Quindi
Molto, molto, molto bene. E quindi con il secondo set ho visto dei miglioramenti, ma non ancora al massimo, perché comunque 25-22, comunque avevamo sofferto, erano state sopra a inizio set, quindi pe pensi che puoi fare di più, anche se hai vinto il set puoi fare di più. Terzo e quarto set, quello che ho scritto anche a voi, ho rivisto Conegliano, e ovviamente non c'erano tutti gli elementi di Conegliano, però ho rivisto Conegliano. Palla cercata spesso Egonu, quando cercata con i tempi giusti, con palle giuste anche di una Ofelia Malinov che in finale è stata stupenda. E soprattutto ha fatto il cambio, Mazzanti, Malinov-Orro, nel terzo set, dopo che avevamo vinto il secondo, quindi cioè cambiare la regia, cambiare vuol dire il secondo tocco, vuol dire il 33% dei palloni in linea di massima, e li fai prendere e fai questo cambio dopo che vinci un set. Io mi sono messo le mani nei capelli, però poi alla fine Malinov è servita anche per alzare il muro, e quindi sono contento anche della Sì, tua diciamo, come dicevo prima, prestazione. di positivo c'è cioè che hanno caratteristiche un pochino diverse, nel senso che adesso Orro spinge un po' di più in battuta, dà Vero. qualcosa di un pochino diverso in alzata, però Malinov, i centimetri a muro in certe situazioni sono fondamentali e sono, E sono secondo me, stati fondamentali. sono un grandissimo binomio se si riescono a gestire entrambe. Tu hai rivisto Conegliano anche se non c'erano tutti, ma diciamo che c'erano sostituti di buon... Cristina Chirichella, come il tuo Malinov, ci accontentiamo dei sostituti. Sì, ci accontentiamo assolutamente dei sostituti, perché Ofelia Malinov si è comunque dimostrata utile alla causa, soprattutto perché, cioè, uno pensa, la Malinov che agisce comunque tra posto 1 e posto 2, andare a murare Boscovic che sta in posto 2, quindi nella parte opposta del campo, però è servito perché andavamo a triplicare a muro, quindi c'erano sempre schiacciatrice, centro e eventualmente o Paolo Egonu o Malinov andare a murare per la terza, diciamo sul lato destro del muro, e quindi servivano a aumentare questi centimetri, perché molto spesso la Boscovic cercava le mani le mani del muro, le prime falangi, ecco. E qua si dimostra veramente la campionessa che è Boscovic, perché andare a fare questi colpi qua in una finale devi avere tanto coraggio e soprattutto tanta tecnica, tanto talento, tanta forza. Quindi, terzo e quarto set, mi è piaciuto il cambio Malinov-Orro. Scotto la mia. Cioè, ero scettico con questo cambio, perché dopo che vinci un set non vai a cambiare la regia del tuo gioco. Cioè, squadra che vince non si cambia, io sono un po' di questa idea. Però alla fine si è dimostrato un cambio utile. C'è Quindi, da bravo dire che Mazzanti, al quarto bravo set la Mazzanti. Serbia, diciamo, è durata poco, nel senso che dopo i primi 7-8 Ha punti accusato il è colpo, stata ha accusato il abbastanza colpo. una passerella, ecco, per l'Italia finire una sconfitta, in realtà, considerando che erano in casa loro, quasi stupefacente delle serbe dell'ultimo set, cioè 25-12, come ho detto prima, è davvero un colpo pesante per una finale in 11, casa. credo. 11 forse, sì, può essere. 25, 11. No, quando bisogna dare dei punti in meno alla Serbia, bisogna darli. A 25-11. Oh, questo punto passerei alla nostra ideona del pagellone molto alla nostra rapido. ideona, cacciamo fuori i voti. In ordine di numero, ok? Tu in ordine di numero, anche io in ordine di numero. In ordine di numero, La prima è numero gennaio, no? 3, Alessia Gennari. Alessia Gennari. Io, allora, no, non mi sbilancio tanto su di lei, perché comunque ha fatto anche poche apparizioni. Io comunque direi un 7, perché comunque quando è entrata si è dimostrata subito utile alla causa anche in battuta. Quindi Alessia Gennari io do 7. Confermo il tuo 7, ma semplicemente perché, diciamo, non c'è molto da dire. Ha fatto quello per cui che era chiamata a fare, ecco. Non
L'abbiamo vista, come hai detto tu, praticamente entrare il cambio in battuta e poco altro, però non so di altro. Confermo il tuo 7. Bonifacio, io mi limito a un senza voto perché comunque ha fatto veramente poco e quando era già tutto allineato, quindi sarebbe bello darle un voto, però non ho elementi sufficienti per poterlo fare, quindi senza voto per lei. Bonifacio, per lasciare senza voto le metto il 6 politico, perché è stata chiamata, diciamo, anche lei abbastanza all'ultimo, dopo, diciamo, aver perso, dopo gli infortuni di Fare e Bosetti, sapere che erano fuori, quindi comunque non era prevista in realtà per questo europeo di base, e ha fatto anche lei, ha fatto meno di Gennari in realtà, però quello che doveva fare, quindi un 6 glielo lascio. Ofelia Malinov. Malinov, parto io, le lascio un bel 8,5, perché con la grande prova della finale e soprattutto le grandi crescite dagli errori, non so se, alle Olimpiadi, non so se ti ricordi quante alzate lunghe sul muro faceva, quanti errori erano stati fatti, ha fatto un grande salto di qualità in questo europeo, dimostrandosi anche, come abbiamo detto prima nell'analisi, un elemento fondamentale a muro, quindi un 8,5 per la crescita se lo merita tutto. Io sto un po' basso con Malinov, do 7,5. Sì, ci può stare, Ci anche può perché stare. comunque Mazzante ha fatto giocare i palleggi, diciamo, 60-40 per orro, quindi cioè, se dobbiamo mettere in percentuale. Allora, senza finale sarebbe stato anche da 6,5, perché comunque ha fatto anche lei poca apparizione, soprattutto quando era già tutto sistemato. Cioè, però aggiungo un voto per la finale dove è stata stupenda e soprattutto anche qui contro lo scetticismo di quelli che seguono la pallavolo dove hanno visto veramente un'Olimpiade brutta da parte sua. Quindi è un 7,5 Sì. per Ci la crescita e per la finale. Io sto un po' basso con il suo sta, ci voto, sta. però comunque 7,5 che si porta a casa con ampio merito. Ed eccola, La io prossima. veramente provo un amore, non quello che provo Santarelli, però provo un amore folle per lei, Monica De Gennaro, Moki. Inizio io 9. Io veramente, veramente non ho mai trovato un libero così forte della... Mai, mai. Ha veramente preso di tutto. Poi è sempre pulita nei movimenti, sa dove mettersi. Gioca ovviamente in una squadra pazzesca, una delle più forti di sempre. E io 9. E non ho nient'altro da dire, veramente. Spettacolare lei, veramente spettacolare. Ma confermo il tuo 9 semplicemente perché non posso fare, non saprei cosa controbatterti per abbassare il voto. E sa, anche perché sa fare, cioè, ha necessità, alza, anche se per caso, se capita che la seconda non arriva al palleggio, è veramente un libero pazzesco. Difensivamente, una delle poche, forse lei in realtà, che non ha fatto troppa crescita perché aveva già giocato molto, molto, molto bene le Olimpiadi. Però ha mantenuto il livello veramente altissimo, quindi 9 giustissimo. Alessia Orro. Parto io o parti tu? Partite. Sono indeciso, ti dirò la verità. Perché se ho dato prima 8,5 a Malinov. Beh, no, dai, lo stesso voto che do a Mario, do 8,5 anche a lei. Non No, io ha. ad Alessia do di più, perché Lo ha so, giocato di lo più, so, lo so, lo so, lo so. ha fatto più minuti, Ha fatto più tanto, ha fatto di più. considerando che partiva dalle Olimpiadi come secondo palleggio, e Ha fatto una crescita cresciuta. pazzesca. Sì, quello assolutamente. Dai, E se ho...
Io confermo l'8,5 perché non mi sento di dare un voto ancora più alto, ma dai, dacci il tuo. Vogliamo i voti. No, io comunque a Horror do 8,5 anche, 8,5, sì. Soprattutto Giusto. perché è stata una bella arma anche in battuta. Bellissima arma in battuta, Alessia Horror. Sotto Pietrini e Gonu metto lei in battuta, cioè in ordine di efficienza e forza, soprattutto grandissimo. Scusate, adesso il pubblico femminile che ci segue chiude un attimino le orecchie. Ragazzi, avrei pagato per essere in camera di Orre Pietrini. Andate a cercare su TikTok. Ragazzi, wow. Scusate, dovevo specificarla questa cosa. Collassato. Dai, veloci, Chirichella. A proposito, Chirichella, vai tu, giuro comincio tu. Chirichella per le prestazioni a muro e poi anche nei primi tempi, soprattutto quella fast giocata sempre indietro in compagnia con Alessia Orro, e lo faceva spesso con lei, palla dietro in fast in due, movimenti perfetti, poi cercava sempre la parallela, invece venendo scoordinata. Quasi si cerca di solito la diagonale perché c'è una fetta di campo più ampia. Maggiore. E invece c'erano anche i palloni in parallela, quindi anche tecnica nel fare questi movimenti. Chirichella in sostanza 9 più per le prestazioni anche a muro, 9 più. Anzi, ho dato di più a Mochy, ma faccio un rapido cambio e a Mochy do anche 9 e mezzo. Ok. Io Chirichella do un 9 pieno, hai già detto quasi tutto tu. Pazzesca Muro insieme al Cadanesi che arriva tra poco e soprattutto rispetto alla maggioranza dei centrali strafondamentali in attacco perché ha messo veramente una quantità di palloni a terra con le fast che hai già spiegato molto molto bene. Tu soprattutto ne hai viste tante ai quarti in semifinale. Anche in finale, discretamente, veramente tante, quindi veramente stracompleta in questo europeo, Cristina Chirichella. Ah, e tra l'altro, un altro momento, io provo un amore, tu hai detto non come quello che prova Santarelli, io sì, io provo l'amore che prova Santarelli per Monchi De Gennaro, per Cristina Chirichella, Cristina. Se ci senti, ti vogliamo bene. Sì, tanto, ma tanto, tanto. Prossima, Anna Danesi, veloce, Anna parti Danesi. Danesi, parti con Danesi e le do 9 più. 9 più perché si innalza, cioè ha fatto una qualità, ha portato una qualità nel muro in questo europeo assurda. Cioè, errori a muro dell'Italia, io davvero penso di poterli contare sul palmo di una mano. E sono veramente contentissimo perché forse è quello che ci è mancato di più alle Olimpiadi, insieme alla difesa che lacunava tanto, ma stavolta il muro veramente pazzesco. Quindi Donetsk perché secondo me è cresciuta. Chirichella, pur giocando meno perché alle Olimpiadi non era titolare, o comunque era molto in ballottaggio. Secondo me Danesi è cresciuta ancora di più e sono veramente contento che abbia fatto un europeo di tale livello. Sì, a Danesi do un po' più di Cristina Chirichella, anche lei alzo a 9,5, quindi Anna Danesi a 9,5 perché è stata più efficiente a muro rispetto a Chirichella e sono state entrambe efficienti, quindi ripeto, non è che stiamo andando meno a una e più a una, sono state entrambe perfette, però a Danesi do di più perché è stata più efficiente a muro per la Monzese, quindi 9,5 per Anna Danesi e dobbiamo dare un voto a Sara Farr. Ma io non darei un voto personalmente, almeno non saprei cosa dare come voto vero e proprio. Posso solo dire che sono sicuro che se fossi stata lì non avrebbe fatto ripiangere nessun altro. Ecco, gli avrebbe potuto dare un bel 9 pieno anche a lei, sono quasi sicuro.
Sì, io disegno un 8 trasparente per lei, perché comunque un po' di partite l'ha fatta, c'è del materiale per Sì, poter sì, dare un sì. voto, perché ha fatto comunque 2 partite e mezzo, anzi 3, perché credo che la Croazia sia stata la quarta partita Sì, nostra, sì, quindi sì, sì. Sì. quando ha giocato ha giocato anche bene, quindi direi per lei un 8 comunque è disegnato trasparente. Non do un voto, ma Perché semplicemente perché non è effettivo, per me i però. gironi sono quasi partite di allenamento, nel senso che per come l'abbiamo visto i gironi quest'anno l'Italia è veramente stradominati, quindi non mi sento di dare un voto pieno solo per metà gironi, anche se sì, sicuramente sarà, sono convinto. E tra l'altro speriamo in una pronta guarigione perché ci serve. Ci serve. E serve anche a Santarelli. Ecco, mettiamola anche così. Lì mi importa meno, però. Elena Pietrini. Elena Pietrini, vai tu, vai tu, vai tu. 9 e mezzo. Proprio Giusto. semplice. 9 e mezzo. Cioè, fantastica in attacco. In difesa ha peccato un po', infatti. Molto spesso è dovuta entrare, di solito a fine set, infatti questa qua è un'ottima mossa di Mazzanti, quella di mettere un libero, diciamo, in più in veste di schiacciatrice che si faceva il giro in seconda linea al posto di Pietrini, perché Esatto, comunque si Brocchiari di lacera solito. l'altra nostra schiacciatrice titolare, e comunque è sempre stata molto efficiente in difesa, e ha preferito fare questo cambio con Elena Pietrini perché anche lui comunque vede che preferisce in difesa, preferisce Silla rispetto a Pietrini. Quindi, se dobbiamo proprio trovare la virgola, è per la difesa, ma in attacco è impressionante. Ricordo un pallone lungo in uno, vuoto contro la. Cioè, in uno, in posto uno, vuoto dove non c'era nessuno contro la Serbia. Quindi, pallonetto perfetto in lungo linea. Comunque lei è spettacolare, veramente lei è il futuro della nostra nazionale, quindi veramente spettacolare Elena Pietrini, veramente tanta roba. Io le do un 9 più per il semplice fatto che non mi sento di sopraelevarla ancora rispetto a di chiunque altro, per il piccolo limite che mi hai detto tu in difesa, però veramente in attacco un europeo clamoroso, definibile, come direbbe il nostro caro amico Alessandro, che lo usa molto, clamoroso. è grandissimo. È comunque tanto alta, quindi non so quanto possa ancora migliorarla, però se riuscisse a lavorare ancora un pochino alla difesa, è veramente una schiacciatrice pazzesca. Silvia Nuacalor, senza voto, subito. Assolutamente, niente da dire. Però ottimo elemento per lo spogliatoio. Capitano nostro con la numero 17, Miriam Silla, vai Lore. Miriam Silla, darei un bel 8 e mezzo, fondamentale dietro. Magari non l'ho visto tutto io, ma l'ho vista buoni attacchi, limitata come uso in attacco rispetto alle Olimpiadi, ma perché questa volta ha dominato di più Pietrini, ha giocato meglio Gonu alle Olimpiadi. Forse in attacco è stata praticamente la migliore delle nostre. Si sono visti i limiti di quella squadra. Capitano, quindi sicuramente è un ruolo imprescindibile nello spogliatoio. Dicevo, ho guardato oggi un'intervista di Chirichella che ha detto di esserci rimasta un po' male per aver perso la fascia agli anni di Pietrini, però altresì detto che se Mazzanti fa una scelta ci sarà un motivo. Vai tu. Sì, io con Silla sono tanto felice di spingermi anche più in là. Io a Silla do anche 9, 9 anche più. Veramente lei è stata fondamentale soprattutto in difesa, perché come facevo questo ragionamento con Pietrini, che molto spesso, soprattutto a fine set, faceva questo cambio con Parrocchiale, invece Silla è quella che è rimasta pure dietro in seconda linea. Ecco, quindi è stata molto utile anche e soprattutto in fase difensiva, che era quello che era mancato principalmente alle Olimpiadi. Quindi, e soprattutto perché c'era anche Kate Bosetti titolare,
ai danni proprio della stessa Silla. Kate Bosetti comunque miglior banda sia per difesa che per attacco alle Olimpiadi, quindi questo europeo è anche un po' suo, e anche di Assolutamente. Miriam Silla Un po' che mi si prende dispiace il perché nodo. mi sarebbe piaciuto vedere sia lei che Sara Farr a queste Olimpiadi. Mi spiace per loro e spiace per non averle viste, però è andata bene lo stesso, dai. Molto bene. Paola. È la prossima, devi cominciare tu. Comincio io con Paola. Allora, la mia storia con Paola è un po' un amore e odio, perché a Conegliano lei ovviamente riceve anche palloni diversi, perché a Conegliano c'è Volos che dà palloni con giri totalmente diversi. Qua si è trovata a lavorare con Orro e Malinov, con cui lavora solo quando è in nazionale. E quindi per un periodo limitato, e deve subito imparare ad attaccare i palloni che gli serve. Se sei una grande giocatrice, lo fai con qualsiasi pallone che ti arriva, mettiamo in chiaro questo. E lei comunque si è dimostrata di farlo sin da subito, ma non era la stessa, diciamo, di Conegliano. Lei ha dovuto imparare in fretta i palloni che arrivavano da due palleggiatrici diverse, soprattutto durante gli europei, dove convivevano queste palleggiatrici. Quindi a Egonu do 10. Semplice, perché è stata perfetta in tutte le sue forme, nonostante l'inizio un po' altalenante, perché non riceveva palloni perfetti, eravamo ancora in fase di costruzione, comunque avevamo cambiato formazione, non c'era Bosetti. Cioè, quindi all'inizio ha dovuto ingranare, ma quando ha ingranato è stata da 10, quindi prima non era da 10. Se consideriamo la parte finale, è anche 10, e anche con la lode. Semplice. Io non mi sento di dare il tuo voto perché mi sembra troppo 10, ma ti dirò perché soprattutto ancora, come hai detto tu, nella fase di abitudine fino più o meno ai quarti di finale, ho visto, diciamo, allora, premessa, rispetto alle Olimpiadi, tutta un'altra Egonu, non nemmeno paragonabili. Efficienza triplicata, è tornata a essere l'opposto più Paola. forte al mondo, Tiana Boskovic. Battetevi il 5, è tornata a essere Paola. Ho visto comunque ancora una, non esageratamente, non come alle Olimpiadi, che assurdo, però un buon discreto numero di errori abbastanza banali, cioè degli out sulla parallela o dei muri molto evitabili. Per questo non do un 10, però do un 9,5. Quindi rimane il voto più alto dei miei. 10 secondo me è troppo, però 9,5 Paola se lo becca tutto e comunque si è vista la differenza rispetto uno degli elementi sicuramente che ci hanno fatto decollare di più di tutti, poter contare su una giocatrice del genere che ha un'efficienza del genere. Beatrice Parrocchiale. Parrocchiale, io do anche lei un 8,5 perché quello che doveva fare un'altra che l'ha fatto alla fine. Non si è esageratamente vista perché alla fine ha giocato, più che da schiacciatrice ha giocato da secondo libero perché entrava praticamente in battuta e a ricevere quando usciva Pietrini che, come abbiamo detto, ha ancora grandi limiti in Dopo difesa. la battuta di Pietrini. Sì. E si faceva il giro dietro, però secondo me, appunto, come ho detto all'inizio, il più grande salto di qualità l'ha fatto in difesa quest'Italia, generalmente, che era secondo me la più grande lacuna delle Olimpiadi che ci ha portati al fallimento. Quindi, se è migliorata così tanto in difesa, secondo me, vista la quantità di difese di Bea Parrocchiale, il merito è anche suo. Quindi, le do questo 8,5 pur non avendo, diciamo, un contributo esagerato nello scacchiere dell'Italia. Io con lei, allora lei quando è entrato ha fatto un buon lavoro, ma entrava anche lei comunque in maniera limitata. Io non mi sento di dare 8,5, quasi do 7,5, perché comunque Parrocchiale sì, Parrocchiale brava, Parrocchiale entra in seconda linea al posto di Pietrini, però giro di 4 punti e usciva. Quindi ripeto, è
ha fatto delle partite limitate per le tempistiche, perché chiaramente non è che poteva o essere servita in pipe o spostarsi in prima linea andare a schiacciare, però do 7,5 perché è stata brava, ma non ha giocato. Cioè, molto semplice. Giusto. Alessia Mazzaro senza voto perché non ha mai visto il campo se non con la pettorina bianca da Del libero, quindi prepartita. non ha proprio visto il campo, è entrata pure in corsa, quindi ha dovuto anche fare le valigie subito. Ha appena visto l'infortunio di Sara Farah, ha detto dai, andiamo a preparare la valigia. Anzi, io mi aspettavo di più la chiamata della Folie, perché c'è Anch'io, giustizia per molto. Folie e Sorokaite che non sono state convocate, però alla fine le scelte le fa Mazzanti ed ha voluto chiamare Alessia Mazzaro. Vabbè, alla fine sulle scelte di Mazzanti non si può dire nulla dopo questo europeo. Anche a me, Sorokaite mi ha fatto strano, perché comunque siamo senza un secondo posto puro. Però. E alle Olimpiadi non avevamo l'opposto non so come dire, l'opposto per eccellenza, ecco. Cioè, perché avevamo comunque Sorokaite che agiva sia da opposto dove non ha mai fatto, cioè perché Mazzanti aveva detto convochiamo Indre Sorokaite perché almeno posso giocare con lei sia in schiacciatrice che sia come banda che come Come opposto, opposto. Non l'ha mai messo come opposto, opposto c'è giocava solo in Paola, battuta. quindi. E lì secondo me Mazzanti ha sbagliato a non toglierla, perché comunque, cioè, pensa a Blengini agli Olimpiadi maschili, scusate per questo off topic, però quando Zaitsev non andava, e non andava spesso per quel problema fisico, infatti operazione anche per lui, bacioni a Ivan, quando non andava Ivan, Blengini ha avuto Il coraggio di toglierlo. le palle di toglierla e mettere Vettori. Semplice, non, alle Olimpiadi mi dava fastidio che Gonu fosse in campo, perché quando non va, gioca chi sta meglio. Gioca chi sta meglio, molto semplice. E questa cosa Mazzanti non l'ha fatta alle Olimpiadi, però Mazzanti, ti voglio bene, abbiamo vinto un europeo. Direi di passare anche a lui. Ultima Sofia Dodorico. Sono in bilico fra il sei politico e il senza voto, perché anche lei Sì, ha beh, fatto, è entrata. anche lei, se non ricordo male, in realtà ha chiamata abbastanza all'ultimo, forse proprio al posto di Bosetti. Sì, al posto di Bosetti, sì, praticamente sì. Compagni di squadra anche di club, peraltro. Vabbè, comunque in bilico fra il 6 e il senza voto. Mi limiterei al senza voto, ma. Mazzanti? Mazzanti, cosa gli vuoi dire? Mazzanti 10, a lui lo do il 10. Ha ricostruito dopo in 2 settimane e mezzo, ha preso tutti gli aspetti negativi delle Olimpiadi, ci ha lavorato sopra, ha cambiato qualche scelta, ha cambiato qualche tattica e alla fine ha avuto ragione. Se dopo le Olimpiadi probabilmente non era insufficienza il percorso olimpico suo e dell'Italia, stavolta non, è l'unica a cui posso dare l'eccellenza. Non mi sento di dire nulla di negativo. Le scelte sono discutibili o meno, ma quando il risultato è così netto, non si può dire nulla. Allora, Mazzanti, se bisogna giudicare la competizione, 10, anch'io do 10. Se bisogna giudicare il percorso che ha fatto con l'Italia, chiaramente non è da 10. Però vabbè, comunque, Sì, io parlo dell'europeo, quindi. se giochiamo solo l'europeo, questo, do 10. Perché a parte quello di sistemare una situazione che era completamente squilibrata post Olimpiade. In 2 settimane hanno chiesto completamente di riformare tutto da zero. E perché c'erano alcuni, e con alcuni dico tanti, pezzi che non andavano. Quindi arrivano chiamate diverse, arrivano elementi diversi, soprattutto anche il favorimento anche di questo doppio palleggio che si alternavano al campo. Ripeto, ha giocato di più Orro
andando a vedere i punti, però Il morale anche sicuramente non era al massimo, quindi secondo me sarà stato anche bravo, diciamo, a ridare le motivazioni giuste alla squadra e a se stesso. sì, io mi aspettavo un post Olimpiade o con le stesse delle Olimpiadi o nessuna, e quindi ripartire da un progetto giovane. Ha fatto questo miscuglio e non ho capito quello che voleva fare, Però è però riuscito. ripeto, però c'è riuscito, quindi tanto onore anche a Mazzanti, che scaccia anche via le critiche nel suo conto, diciamo, anche in sostituzione della guida tecnica. C'era già chi voleva Mazzanti via, chi voleva Santarelli, chi voleva, non lo so, Guidetti non credo che lascerà la Turchia, però. C'è chi voleva Guidetti, comunque ci sono anche stati Lavarini con la Corea del Sud, credo che abbia Sì, avuto, no? penso di sì. Comunque, indipendentemente. Cioè, c'erano comunque tanti nomi in giro che sarebbero stati utili alla causa, però Mazzanti scaccia via le critiche e si prende anche questo mio 10, non essendo mai stato un grandissimo fan suo, ecco. Chiudiamo che ci abbia messo una vita. Sì, mi sono divertito un A me sacco. un sacco, è uno dei video che mi piace più di tutti fare. Spettacolo. E quindi, ragazzi, ci vediamo ai prossimi appuntamenti perché weekend di Monza e soprattutto riparte la MotoGP, c'è già stato Silverstone, che sarebbe stato un capitolo da dimenticare, però comunque. Riprende anche la Serie A, non si sa mai, magari sul podcast soprattutto. Ne abbiamo gli appuntamenti sportivi nel prossimo periodo. Tennis perché c'è lo US Open di mezzo, basket perché ci sono le ultime notizie, poi riprende pure l'NBA. Abbiamo tanta carne al fuoco, quindi ci vediamo con i prossimi Stanotte è ricominciata appuntamenti. l'NFL, abbiamo qualche appassionato nel network, quindi state pronti a tutto. Mi Un raccomando di saluto da seguirci su Mirko. Instagram, seguiteci Ah. su Spotify, su YouTube, dove volete. Soprattutto condividete perché è l'arma più importante la condivisione per farci arrivare. Su Spotify soprattutto, ragazzi, ascoltateci in macchina, in ufficio, quando vanno sul cesso, quando vanno annoiate, dove volete. E noi vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi. Un saluto da Lorenzo. E da Mirko, ciao ciao ragazzi!